E non ci sono video tutorial, quindi potrei essere il primo a fare un video tutorial. E là, ben trovati, benvenuti in questo nuovo video su Inazuma Eleven. Si torna a parlare di Inazuma Eleven su questo canale dopo un bel po' che avevo smesso anche di caricare contenuti a tema. Ma dato che un mese fa, esattamente un mese fa, è uscita la Deluxe Edition di Inazuma Eleven Go Luce, e vi spiego a breve perché luce, vediamo quali sono i cambiamenti principali e vediamo anche come installare questa mod. Innanzitutto vi lascio in descrizione il server Discord nel quale questa mod si trova e comunque sia, se non volete unirvi a server, vedete anche a schermo qual è il link per scaricare questa mod. E non è una ROM, è una mod, lo dico giusto perché non, il video non venga ninjato e buttato giù senza apparente motivo. Sto solo condividendo il link del server Discord e del Drive dove c'è la mod, ok? Comunque, vediamo un po' i cambiamenti. Innanzitutto la Deluxe Edition versione 0.1, in realtà sono già un pochino più avanti della 0.1, devono aggiornare il post, è disponibile in francese, inglese, italiano e spagnolo. Bomba! Si basa su Inazuma Eleven Go Luce. I contenuti di questa prima versione sono che tutti quanti i giocatori di Chrono Stones e di Galaxy possono essere reclutati e quindi giocati. Tutte le mosse speciali, le tecniche di Inazuma Eleven Go, Chrono Stones e Galaxy possono essere insegnate e utilizzate, non ci sono più le missioni da svolgere durante le partite. Se vi ricordate, su Inazuma Eleven Go Luce, ad esempio, c'era passa la palla al compagno oltre la metà campo della tua squadra. Tu passavi la palla, missione compiuta, l'avanzamento, non c'è più bisogno di fare questo schifo. E quindi, meglio così. Tutte le tecniche speciali e tutti i giocatori hanno parametri bilanciati. Quindi, ad esempio, non avremo più un Bailong super forte che segna sempre e comunque, ma avremo un Bailong un pochino migliore e il portiere al quale tirare la palla sarà un pochino più preparato nel parare, per l'appunto, per fare il suo lavoro. Il che non mi dispiace neanche un po', sinceramente, avere i giocatori e le tecniche un pochino migliori. O peggiori, certo, se si è troppo forti. L'intelligenza artificiale nelle partite che è obbligatorio affrontare per avanzare la storia, quindi non intendo l'intelligenza artificiale come la conosciamo oggi, ma l'intelligenza artificiale del personaggio avversario contro il quale stai giocando sarà leggermente migliore, quindi magari fa delle scelte migliori su come spostarsi la palla, se passarla, se tenerla, se fare una tecnica o se non farla. Però ecco, non sarà una cosa impossibile da sconfiggere proprio per non scoraggiare le nuove leve di giocatori. Possibilità di sbloccare tutti i segreti senza ricorrere al segreto tra le due versioni, quindi tutti i contenuti disponibili solo tramite segreto saranno già sbloccati. Oggetti sbloccabili solo tramite download senza fare il download stesso, quindi ci risparmiamo 30 secondi di rottura di scatole, vabbè, questo era evitabile, più che altro per chi gioca da Citra è necessario. Abilità di poter reclutare personaggi esclusivi del capitolo Ombra, quindi per questo vi ho detto Inazuma Eleven Go Luce, perché hanno deciso di farla su luce, ma comunque si possono reclutare giocatori di ombra. E migliori mosse speciali negli shop, nei negozi che vendono queste tecniche speciali. Ora, ci sono tre spoiler alert qui, ma non sono niente di che, ma ve li lascio scoprire a voi nel caso vogliate scoprirli. Tra l'altro, uno di questi spoiler è stato pubblicato in chiaro in un altro post che andremo comunque a vedere perché se no non possiamo installare la mod. Come installare? Oh, perfetto. Prima di tutto abbiamo due punti. Vediamo un po'. Questa mod è compatibile solo con Inazuma Eleven Go Luce e non funzionerà con Ombra. Vabbè, l'abbiamo già capito. Potreste anche provare con Ombra, ma incontrereste solo dei bug e va bene. E se provate a giocare con una lingua che non sia francese, italiano o spagnolo, o inglese, il gioco non parte. Perché non parte? Non è che non parte, ma non ci sono i testi esatti, sono tutti quanti testi sbagliati, perché ci sono dei testi fatti apposta per queste quattro lingue. Quindi francese, italiano, spagnolo e inglese. E a noi ci va di lusso. Per una volta noi italiani mangiamo qualcosina di buono. Come giocare la mod? Noi non vi lasciamo alcuna ROM, ci mancherebbe pure. Ma passiamo finalmente a come installare questa mod vera e propria. Ovviamente ci serve il gioco originale, anche se loro lo sconsigliano, o la ROM. Sapete dove trovarla, no? Google, come trovo la... insomma, no? Puntini puntini. Ora, per Citra e Lime 3DS, quindi entrambi emulatori, entrambi uguali.
scarichiamo questa mod, ok, va bene. Sarebbe meglio giocare con un file pulito senza salvataggi, cosa che io andrò a fare. Una volta che abbiamo completato il download, estraiamo tutto quanto il contenuto della cartella RAR. Eccolo qui, tasto destro, estrai tutto. Mi fa scegliere dove estrarlo, io lo estraggo sul desktop. Dentro il pacchetto troviamo questi tre file. Ora andiamo su Citra. Se non sapete come mettere la lingua italiana, emulazione, configura, andiamo sul sistema e nazione Italia in questo caso, e avremo tutti i giochi multi in lingua italiana. Quelli che ovviamente possono avere la lingua italiana li avremo in italiano. Di Inazuma Eleven Go Luce, tasto destro, apri la cartella delle mod e ci trasciniamo i tre file della cartella Inazuma Eleven Go Deluxe Edition. Così, tacchete, sposta e via. Chiudiamo. Ora, a quanto pare, il gioco dovrebbe essere moddato. Proviamolo. Si vede subito dalla schermata iniziale se il gioco è moddato oppure no. Direi che il gioco è... moddato! Perfetto, Inazuma Eleven Go Deluxe! Ok, quindi il gioco funziona perfettamente. Con Citra per telefono la situazione è leggermente diversa. Non bisogna infatti scaricare Citra dal sito ufficiale, ma cercarlo tramite browser e scrivere Citra MMJ, come sto facendo io per l'appunto. Andiamo a questo sito, scaricate la pk di Citra MMJ, lo andate a cercare nella cartella download nell'archivio, lo installate e poi seguite tutti quanti i passaggi. Se non dovesse trovarvi i giochi, premete il pulsante più e cercate la cartella nella quale avete messo i giochi. A questo punto colleghiamo il telefono al computer, possibilmente. Se però non lo fate da computer potrebbe essere un pochino più macchinosa la faccenda. Però comunque, se potete, fatelo da computer che fate prima. Spacchettiamo sempre i dati di cui prima. C'è la cartella con Inazuma Eleven Go Deluxe, eccetera, eccetera. Creiamo a nostra volta una cartella chiamata LOAD, L-O-A-D, tutto in piccolo. Apriamola e dentro questa cartella ne creiamo un'altra chiamata MODS, M-O-D-S. Apriamo questa cartella e ne creiamo un'altra ancora con il codice alfanumerico di qui sopra. E dentro questa cartella ci mettiamo i tre documenti scaricati. A questo punto inseriamo nella cartella Citra Emu la cartella LOAD e il gioco è fatto, basta avviare la partita con Inazuma Eleven Go Luce ed eccolo qua, il gioco si avvia che è una bellezza. Stessa cosa su Nintendo 3DS con la modifica per Luma, estraiamo tutti quanti i file, andiamo sulla cartella Luma della micro SD, creiamo la cartella titoli, titles se non ce l'abbiamo già, e dentro titles, a meno che non avete già giocato in Inazuma Eleven Go Luce, creiamo una cartella con questo stesso codice alfanumerico. Spostiamoci dentro tutti quanti i file ed è fatta! Ora, a 3DS spento, premiamo il pulsante Select e accendiamolo. E usiamo il pad per scendere alla voce Enable Game Patching. E se questa opzione non ha la X, premiamo A per farle avere la X. La X significa ok, ce l'hai, è attiva. Ora, ci sono decine di video su come installare le ROM, su come installare le mod su giochi originali. Insomma, Google e YouTube sono i vostri amici più cari per la ricerca di informazioni. E non ci sono video tutorial, quindi potrei essere il primo a fare un video tutorial. Comunque sia, l'emulatore è la scelta migliore. Loro consigliano anche di salvare frequentemente e di fare copie di backup tra un capitolo e l'altro, in modo da evitare perdite di dati così a caso, perché può succedere con gli emulatori. Difficilmente, però succede con il 3DS, io ne so qualcosa, Yokai Watch 3 ti saluto, però è meglio fare qualche copia. Questo è quanto per come installarla, e poi c'è anche Not a Bug, che non è un bug, ma sono solo alcune accortezze che loro hanno dovuto prendere per evitare problemi, quindi probabilmente cose che implementeranno con le future release, quindi... non vi preoccupate, tipo, se un giocatore di Chrono Stones ha come spirito Pegaso e non quello che deve avere, è perché non l'hanno ancora messo nella mod. Quindi seguiranno poi in altre versioni. E una volta che avrete battuto la luce sfavillante, nella sezione extra inserite questa password, nella sezione password del contenuto extra, e vi farà combattere contro il Team Zero. Mi raccomando, prima luce sfavillante, poi password e Zero Team. Ok.
Questo è quanto. Abbiamo poi addirittura l'aggiornamento 1.2, per questo vi ho detto siamo ben oltre il 0.1. C'è il Battle Frontier, il parco lotta e la modalità sfida. Io sinceramente una partitina me la rifarei su Inazuma Eleven Go Luce, perché no? Ad ogni modo, per questo video è tutto, in descrizione trovate sempre tutti quanti i link utili e ci vediamo alla prossima. Ciao!